Benvenutissimi a tutti in questo nuovo episodio di Bully. Siamo tornati nella nostra scuola e col nostro scolaretto preferito. Dunque, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Allora, già c'è una lezione in corso, quindi vediamo un po' se riusciamo a farla. Ecco, subito assenza ingiustificata. Frattempo è diventato inverno. Vedo gente vestita tutto maniche lunghe. Noi ovviamente sempre a maniche corte. Dunque, dov'è la lezione? Sopra, vediamo un po' che lezione è. Biologia no. Un'altra volta. Dissezione del corpo il più accuratamente possibile prima che termini la lezione. Madonna, che cosa. Che animale mi toccherà stavolta? Ma che cosa è un topo? Ma dai, ma io non ci credo mai. Usa le puntine, vabbè. Ma biologia non si studiano tipo le piante, sta roba qua. Solo io ho fatto questo tipo di biologia. No? Usa la pinzetta, vabbè. Mamma mia, che schifezza, increabba, via. Ok, abbiamo tagliato anche il fegato. Mi dia il fegato, venga qui. Vada, l'intestino, mamma mia. Probabilmente non è biologia, è medicina legale sta roba. Ok, prendiamo sta pinzetta e dalla sto demente. Abbiamo finito? Ma come i testicoli? Vabbè. Che testicoli sono? Boh. Via! Mamma mia, incredibile! Sul gong addirittura. Ho una mano ferma, vabbè. Casco antiradiazioni sbloccato. Mi puoi procurare un po' di carta igienica? È un po' un'emergenza. Me l'avete preso per... come si chiama? Per il bidello. C'è anche lezione, guardi, mi dispiace. Che lezione è qua? Qua dovrebbe essere musica? Sì, facciamoci anche lezione di musica, vai! E unisce con sta cosa sulle orecchie, oh madonna santissima. Sempre accompagna la musica e tieni il tempo per superare l'azione. Segui l'azione corrispondente a ogni icona quando questa entra nel riquadro, va bene. Che c'ho le maracas, oddio. Vai. Posso entrare nella banda? Che già l'altra volta stavo suonando quella cosa impensabile. Uno strumento mai visto nella mia vita. Ho sbagliato pure. Ma qua abbiamo un talento musicale. Grazie. Tira preso ste maracas. Lo vedi che ha un talento naturale nelle percussioni. Vabbè, grazie mille. Maglietta della banda di Bulwark sbloccata. Ok, sì? Desidera? Scorta Alghi nuovamente in biblioteca. Vabbè dai, solo perché c'è sto cappello incredibile. Cosa guarda lei, scusi? Vabbè, andiamo Alghi, andiamo. Andiamo. Ma come scendi ste scale, dai? Che problemi ha lei, mi scusi? C'ha freddo? Ah, ok, si è sbloccato. Andiamo, Alghi, dai. Lo vedete, tutti addobbi natalizi, guardateli. Che cosa fa quest'uomo? Ma lei è un pazzo! Ma ce l'hanno con me, ma che vuoi? Alghi, vieni! Un omicidio in diretta, così, senza criterio, va bene. Dai, sei arrivato, dai. Oh, dammi questi bei $15. Prego, dammi i soldi, va, ciao. Ok, dopo aver accompagnato Alghi... Ma perché questa violenza? Ragazzi, un po' di calma. Vabbè. Dicevo, dopo aver accompagnato Alghi, direi di fare una missione vera e propria, visto che comunque quella era una missione secondaria. Ma avete scocciato? No, non voglio fare la missione secondaria, voglio fare quella primaria. Sparite. Ok. Diserbante. Travestiti da fighetto. Mettiamoci il bel maglione acqua berry, orrendo. Fatti tagliare i capelli nel salone Old Bulwark Vale. Ma quali capelli? Dove sono i capelli? Non c'ho i capelli! Che mi faccio tagliare? Vabbè, andiamoci a far tagliare sti capelli. Boh. Se mi chiedi i soldi, è meno. Vabbè, gente va in gioco con le mazze. Boh. C'è una bici? Mai, ovviamente. Scusi? Permesso, guardi, mi serve un attimo la sua graziella. Grazie, grazie graziella e grazie al cacchio. Vabbè, ciao, arrivederci. Dov'è il barbiere? Barbiere? Figaro, dov'è? Salve, mi devo fare dei capelli. Ma scusami, ma come taglia di capelli e me li metti i capelli? Ma facciamoglieli così, va. Ma fanno tutti schifo. Entra nella Harrington House travestito da fighetto. Ma con questi capelli? Boh. Ma che capelli? Fanno schifo sti capelli. Eccoci, siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Oh, la Harrington House. Ecco qua, ti lascio pure la bici qua fuori, così almeno qualcuno casca. Parla con Beef. Ciao Beef. T'ho sfondato l'altra volta, te lo ricordi? Sì. No, ho sbagliato. No, scusate, ho sbagliato. No, ma ho sbagliato. Come si fa a rimediare? Vabbè, ho capito. Domina. Aia. Piano, Beef. Madonna, quanto è brutto questi capelli questi.
Trova la pianta tanto apprezzata e distruggila. Siamo in un... che è qua? Un giardino di piante. Guarda la pianta lì. Usa il veleno per distruggere la pianta. Ok? Mi dia il veleno. Me lo di... Pianta? Stai morendo? Ma cos'è? Una pianta carnivora? Quante mosche ci stanno fra le altre cose? Muori, crapula massima. Oh, è schiattata. Bene. Esci dalla Harlington House. Va bene. No, c'è gente in mio luminare. Faccio giro. Arrivederci. Non vi preoccupate. Sto andando via. È chiuso. Oh. Aiuto. Morite. Si fanno nulla. Di meno col... No. Reversalo. Bravo. Mamma mia, vi meno in due. Proprio, a tutte e due. No, mollami, Tiè. Via sti pizzoni. Tu, via qua. Oh, non fa così che te sfonno. Ok? No, che ste uova. Te meno col coso del veleno. No, sbaglio sempre. Pialo. Ok, liscio. Ah, liscio. Via qua. Via qua. Ah, cornuto. Mamma mia. Tiè. Magna delle mostre uova. Dammi sto coso. Mo voglio portar via. Mamma mia. Aio, piano. Piano. Ok. Che poi delle altre cose, mi sa che dovendo prima parlare con Beef, e invece l'ho massacrato di botte, praticamente mo non lo devo più menare, perché credo che dopo l'avrei dovuto menare, penso, Non so se dico una cacchiata, però penso che l'avrei dovuto menare, perché stava qui. Oh, promosso, ricompensa $30, però io con questi capelli faccio veramente schifo. Come si tolgono questi capelli orrendi? Chi è lei? Ma che cosa infila tre studenti nei bidoni? Ma lasciami un attimo, non andare a dormire che è tardi. Se no faccio la fine dell'altra puntata e sono svenuto come un deficiente. Senti, mi metto il cappello, perché veramente fanno schifo quei cosi. Facciamo tipo rocchettaro incredibile. Va bene, mettiamoci il rocchettaro incredibile. Ah, ma mi si sono tolti i capelli adesso. È arrivato Natale? Ok, va bene. Vai nell'ufficio del preside, subito. Datemi i regali, voglio i regali. Dove sono? Dove sono i miei regali? Non ci sono, non c'è nulla per me. Permesso con sta scopa, toglietevi. Devo andare al preside, permesso. Salve preside, è arrivato Natale. Guarda il pacco. Sono emozionato. Che schifo mi avete regalato. Ma come vi permettete di regalarmi uno schifo del genere? Fa vomitare. Fa schifo. Sono rimasto offeso, guarda, me ne vado. Vi denuncio a tutti quanti. Levati trippettone, ci manchi solo tu. No, ho sbagliato, scusa, non volevo. Fammi andare a togliere sto schifo che mi hanno regalato sti mentecatti. Io pensavo che era un regalo decente, invece uno schifo. Ma che mi avete regalato? Un maglione, manco neanche i bambini di un anno si regalano questi maglioni. Madonna, via per favore. Bene, a questo punto direi di andare un attimo in città per vedere se c'è qualche missione, perché vedo delle stelline che però non stanno nella scuola. In che periferia siamo arrivati? Scusate, dove stiamo andando? Dov'è sta missione? Mamma mia, nei posti più impensabili. Oh, eccola qua, mamma mia, che bel quartiere, complimenti, è veramente un quartiere altolocato, è veramente bello. Sì, verrebbe da volentieri qua. Palle di neve. Vabbè, un Babbo Natale ubriachissimo. Sali sulla scala e mettiti in posizione vicino al mucchio di neve. Ok, arrivo. Oh, aspetta. Preso. Signore, preso. Quello l'avevo preso o no? Preso, ok. Non so perché mi sta facendo... Attenzione, questo invece è più difficile. Preso. No, liscio. No, questo invece è più difficile. Preso. Ma non riesco a prendere quel demente. Ok, ce ne sta un altro. Dov'è? Sta scappando. No, è qui sotto. Ok. Ma perché mi sta facendo fare ciò? Preso? Finito così? Promosso, ricompensa $20, completamente a caso. Corna d'arena sbloccate. Ok. Chi è? C'è una X blu che sta venendo verso di me. Sì? Trova e riporta indietro il cane. Vabbè, dai, stavolta te lo faccio solo questa volta, Dov'è sto cane? Cane? Ma signora, basta che faceva 4 metri. Sta qui il cane. Sta fuori a un motel. Salve cane. Andiamo. Dai. Ma che questo me se magna? Oh, signora. Il cane mi sta seguendo. Ok, quello ho paura. Tenga, lo tenghi. Grazie, $15, grazie. Ma se mi muovete un carcio al cane, va bene, vabbè. Attenzione, siamo arrivati in un quartiere dell'Ottocento addirittura. Allora, direi di fare anche un lavoretto quest'oggi, guarda. La prima consegna di giornali. Ok, devo consegnare i giornali e... Però non devo fare tardi. Prendi i giornali in cima alla collina. Vabbè, già sta scadendo il tempo però. Ok. Preso.
Ok. No, quello che mi segue. Vai via. Cagnaccio. Prendilo. Ok. Promosso. Ok. Se guadagnano 3 nuovi clienti, ricompensa 14 dollari. Anzi, scusate. E me ne sono andato. Addio. C'è ancora il cane? Aiuto. Vai via, cagnaccio. L'ho buttato sotto, mi sa, eh. Vabbè, me ne voglio andare. Addio. Bene, dopo essere tornati nella nostra stanza del dormitorio, possiamo concludere l'episodio odierno di Bully. E se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di condividerlo e di commentarlo. Noi ci vedremo con Jimmy, con questo vestito incredibile, la prossima settimana, quindi il prossimo mercoledì, mentre ci vediamo noi nei prossimi appuntamenti con gli altri gameplay. Detto questo, un saluto a tutti!